Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λάι, λά, 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 λά. Είπα να αλλάξω προορισμό, να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά, όσες Σουηδέζες, Πατρινές, Κινέζες, Ιρανές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει κι έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει κι έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Yes, oh. Σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και εγώ τούτο το μαράζει. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και εγώ τούτο το μαράζει. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και εγώ τούτο το μαράζει. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Salve, siamo ancora qui con i post-it di Luciano su Radio Roma Futura e oggi abbiamo alcune cose obbligate, diciamo, la questione della Grecia, la questione della bolla finanziaria speculativa in Cina e poi c'è un anniversario che io, perlomeno per la mia storia, è sicuramente un anniversario importante, anche se magari è passato, non dico nel dimenticatoio, ma comunque non è apparso certo sulla stampa. Sono 55 anni che c'è stata una strage a Reggio Emilia, sono stati uccisi 5 manifestanti che manifestavano il 7 luglio del 1960, che manifestavano dopo Genova, dopo una serie di altre situazioni come Licata, poi Catania, eccetera. C'era stata una protesta generale in Italia
per il governo contro il governo Tambroni e per il congresso del movimento sociale che si teneva in modo provocatorio a Genova, che è una città medaglia d'oro della resistenza. E i cinque morti, Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Marino Serri, Afro Tondelli e Emilio Reverberi. Farioli aveva 22 anni, orfano di padre, sposato e padre di un bambino. Ovidio Franchi, operaio di 19 anni, il più giovane dei caduti. Marino Serri, pastore di 41 anni, partigiano della 76esima brigata, primo di sei fratelli. Afro Tondelli, operaio 36 anni, partigiano anche lui della 76esima SAP, il quinto di otto fratelli. Emilio Reverberi, operaio di 39 anni, partigiano della 144esima brigata Garibaldi. Era stato il commissario politico nel distaccamento chiamato Amendola. La polizia sparò sui manifestanti, una ventina, anzi per la precisione 16 feriti dichiarati, naturalmente alcuni non andarono in ospedale per non farsi registrare. La cronaca riporta 182 colpi di mitra, 14 di moschetto, 39 di pistola, cioè una vera e propria strage premeditata, perché non si spiega altrimenti. La manifestazione era fino a quel momento pacifica attorno al monumento della resistenza, c'erano gli operai che non erano riusciti ad entrare nel teatro dove si faceva la manifestazione perché erano state vietate le manifestazioni e i cortei all'aperto, quindi stavano attorno al monumento e cantavano le canzoni partigiane, e la polizia ha attaccato, loro si sono difesi, ma insomma sul selciato sono rimasti 5 più i feriti. Ma la cosa nasce soprattutto a Genova il 30 di giugno, perché il congresso del Movimento Sociale si doveva tenere il 2 luglio, e lì ci sono stati una protesta di 20.000 operai che hanno invaso Genova, soprattutto portuali, però insomma poi c'erano tutti i partigiani. E lo scontro con la polizia è stato durissimo anche a Genova, e a Genova, cioè con i portuali, è stata dura anche per la polizia, per la verità, perché hanno bruciato camionette, hanno reagito con forza all'attacco della polizia. Poi c'è stato, sempre a luglio naturalmente, c'è stato a Licata un altro morto in una manifestazione, poi c'è stata una manifestazione a Palermo e poi c'è stata la famosa manifestazione di Roma con la carica dei carabinieri a cavallo comandati da Raimondo D'Inzeo, dei fratelli D'Inzeo, che hanno caricato a cavallo con la spada sguainata i manifestanti. Quindi è stato un luglio veramente pesante, e la provocazione era doppia: una, perché si faceva un governo con l'appoggio esterno dei fascisti, insomma erano 15 anni che era finita e c'era la Costituzione repubblicana antifascista, quindi questa la Democrazia Cristiana nella figura di Tambroni stava facendo una cosa che non stava nemmeno nell'animo di molti democristiani, era una forzatura, diciamo più che una forzatura, una vera e propria provocazione. E quello che è successo a Reggio Emilia, che era naturalmente il cuore, è stato il cuore della resistenza, e dove più forte è stata la resistenza nel nord Italia, e, insomma hanno sparato e
Io personalmente sono convinto che quella appunto fosse una parte di un piano per cui si aspettava la risposta armata dei manifestanti, per cui poi magari veniva proclamato lo stato in una situazione d'emergenza, lo stato d'assedio. E la solidarietà di tutta la comunità reggiana dopo questo episodio fu totale, sfilò unita Reggio. Corghi era il segretario regionale della DC, sfilò con Togliatti dietro le bandiere rosse, sfidando così il parere contrario del vescovo. Corghi racconta che telefonò a Moro, allora segretario nazionale della DC, e gli disse: fai tu secondo la tua coscienza, gli disse Moro. La coesione sociale nei confronti delle vittime fu totale. La città si strinse sulle bare dei compagni, questi erano tutti iscritti al Partito Comunista, ma la città si riconobbe in questi morti, li ritenne morti suoi. Ci sono anche dei racconti, qualcuno forse un po' artificioso, però insomma credo che questa cosa possa anche avere un elemento di verità. Pare che Prospero Gallinari, in un libro di Giulia Saccani, racconta che i vecchi partigiani gli raccontavano che il servizio d'ordine del partito, i dirigenti dell'Ampi, fermarono gli ex partigiani che volevano vendicare la morte dei loro compagni, e li bloccarono sulla via Emilia, perché sarebbero caduti effettivamente nella provocazione. Comunque questo sacrificio, di cui certo non c'era bisogno per contrastare politicamente un'azione e un governo, un'azione che era quella del congresso del Movimento Sociale a Genova e la formazione di un governo con l'appoggio esterno del Movimento Sociale. Il governo Tambroni si dimise prima della fine del mese e cominciò quella stagione che poi portò al primo governo di centrosinistra con i socialisti che entrarono nel governo. Naturalmente questa strage ha avuto una grande risonanza nel movimento operaio e Fausto Amodei scrisse Per i morti di Reggio Emilia, una canzone famosissima naturalmente nella sinistra, nelle manifestazioni si è a lungo cantato. Io ricordo perfettamente la prima volta che cantai tutta la canzone fu ad un congresso della Federazione Giovanile Comunista e stavamo proprio a Reggio Emilia, quindi tutti in piedi, e cantammo questa canzone con grande emozione. Ecco, ho voluto ricordare questa data, questo simbolo di un tempo che sembra lontano, tanto lontano, ma che non bisogna dimenticare le vicende tristi che anche nel dopoguerra, con la Costituzione repubblicana, con la democrazia ormai consolidata, avvenivano. In Italia dal dopoguerra in poi sono stati uccisi in conflitti di lavoro più di 100 operai. Quindi vedete che le cose non sono state così pacifiche, no? Nei confronti non solo